Vi ringrazio tutti di essere presenti con noi oggi. Dunque, oggi con me, con noi abbiamo inizio dalle donne, Chiara Ponzini, Antonella Meliani e abbiamo Giorgio Galanti, Francesco Zambotti e Alberto Pelaia. Vorrei ricordarvi qualche dati per iniziare, senza andare tanto sulle cifre, ma è importante tenere in mente che, qual è il contesto di emergenza educativa che stiamo affrontando. Prima un piccolo dato, abbiamo visto che negli ultimi anni la spesa pubblica italiana per l'istruzione è diminuito, siamo quasi penultimi, no? Sulle spese dedicate all'istruzione pubblica. Dall'altro lato siamo di fronte a una dispersione scolastica che è circa del 14%. Questa percentuale è migliorata negli ultimi anni, ma siamo ancora lontano dall'obiettivo del 10% che era quello dei orizzonti 2020. E soprattutto in questo periodo di emergenza Covid abbiamo visto che siamo saliti quasi al 20% dei ragazzi che sono andati in situazione di dispersione. Dunque, oggi per lanciare il dibattito vorrei avere il punto di vista e l'esperienza di Giorgio Galanti, che oggi è dirigente, come dicevamo prima, sia dell'Istituto Comprensivo Trilussa, ma anche del Tito Livio, e che affianca anche la Santa Caterina di Siena. Dunque, Giorgio, e che anche ha avuto una lunga esperienza sia in Italia ma anche fuori. Vorrei che condividi con noi un po' come vedi tu questa situazione, quali saranno le piste che tu vorresti esplorare per cercare di affrontare questa situazione che è peggiorata in questi ultimi mesi. Ma l'obiettivo è enorme, dunque so che non andremo a risolvere tutto. Quello che vorremmo oggi è di aprire delle porte, no? Aprire le porte e anche qualche speranza. Va bene, cercheremo di uscire dalla depressione di questo periodo per dare qualche pillola di speranza. Allora, intanto è da un po' di anni che noi possiamo dichiarare quella che si chiama emergenza educativa. Non è qualcosa che è arrivato negli ultimi tempi, ma che nasce da lontano, nasce da quando anche, diciamo, il paese ha dimenticato un po' la scuola, ha cominciato a disinvestire sulla scuola, non solo in termini di denaro puro, perché non è solo quello. Secondo me non si calcola, diciamo, l'investimento in un settore come quello dell'istruzione solo in termini finanziari, si calcola proprio in termini di modalità, di scelte, no? Adesso non per tornare alla legge 30, quella di Berlinguer, che aveva per esempio ridisegnato l'impianto dei livelli della nostra scuola, accorpando gli ultimi 2 anni della media alla superiore e allungando di un anno l'elementare, che poteva essere un'idea proprio per affrontare quel periodo critico. Ecco, però senza tornare lì, l'emergenza è già presente da un po' di tempo. Ricordo che 5 anni fa, proprio a Caterina da Siena, noi aprimmo un tavolo che si chiamava proprio emergenza educativa, dove cercammo di trovare delle soluzioni per affrontare quella che era un'emergenza specifica di quella situazione, ma che poteva essere anche, come dire, nello stesso modo presente in altre situazioni. Io voglio essere un po' drastico e penso che si debba parlare proprio di guerra educativa. Noi in questo momento stiamo vivendo qualcosa che è una guerra educativa che ha numerosi fronti. Allora, potremmo parlare a lungo del fronte, quello, come dire, del sistema, no? Un sistema che in qualche modo, desiderandoci consumatori e remissivi, fa di tutto affinché questo status del singolo individuo
si perpetui fra tutti gli individui e con in mille modi differenti, veramente con tutte le capacità che un capitalismo maturo come il nostro mette in campo per. C'è un illuminante testo di Jonathan Crary, che è qui, che si intitola 24-7, non so se nessuno l'ha mai visto, che è la lotta del capitalismo contro il sonno, e che mette in chiara evidenza come anche il momento nel quale noi siamo, magari un po' consumatori perché i giga sono accesi, ma poco remissivi, e comunque non siamo così consumatori come potremmo essere, anche quello in questo momento è attaccato dal sistema, si diminuisce sempre di più il tempo del nostro sonno e addirittura si sperimentano, per esempio per quanto riguarda i soldati, si sperimenta la possibilità di non dormire, di non avere più sonno, perché i momenti in cui si dorme non si è produttivi così come vorrebbe il sistema. Ma al di là di questo esempio, insomma, noi abbiamo da affrontare un sistema che ci vuole in un certo modo e le cui finalità sono ben diverse da chi si occupa di pedagogia e di educazione, per cui le finalità sono di un altro tipo. Per cui abbiamo la grande lotta planetaria, la grande guerra educativa planetaria. Poi ne abbiamo una che possiamo anche riferire al nostro paese, al nostro Stato, che è una guerra contro la maleducazione dello Stato. Lo Stato, attraverso tutta una serie di dimostrazioni, di singoli, ma anche di gruppi, manifesta delle modalità educative che dal punto di vista di chi fa il pedagogista, dal punto di vista di chi pensa che l'educazione abbia delle finalità, e queste finalità possono essere la pace, possono essere la giustizia, possono essere le grandi finalità espresse fin da tanti anni fa dall'uomo. Ecco, se noi abbiamo esempi come per esempio la falsità, la slealtà, l'incoerenza che quotidianamente ci viene mostrata dai gesti, dalle scelte, dalle parole, dagli atti dei politici, noi abbiamo anche una guerra su quel piano lì, una guerra per cui dobbiamo controbattere dei modi di fare che diseducano dal nostro punto di vista. E poi abbiamo la taglia un po' corta, però ecco, poi dopo si possono aprire dei dibattiti su questo, anche molto critici rispetto a quello che dico. Poi abbiamo un fronte interno, perché le scuole in questo momento stanno patendo appunto la disattenzione del paese, dello Stato, dei ministeri verso di esse, che fa sì che anche all'interno si creino situazioni di conflitto, situazioni per cui una parte del personale scolastico, e non faccio fatica a dirlo, come dire, non ha interesse, non ha inclinazione, non ha capacità, non ha vocazione per l'insegnamento, ma si ritrova lì, perché molti me lo dicevano, sono arrivati tre insegnanti l'altro giorno in Trelussa e mi dicevano: io ho perso il lavoro, mi è venuto in mente che avevo un diploma preso nel 1980, mi sono messo nelle graduatorie ma nel frattempo avevo fatto il muratore. Allora, benissimo, però capisci che mettere una persona che non ha la minima formazione, dimestichezza eccetera con l'insegnamento in una classe di bambini e magari a fare il sostegno ancora di più, quindi in una situazione crea una dinamica anche interna alle scuole che è un altro fronte educativo in cui bisogna combattere contro chi non ha voglia, non ha capacità, non ha inclinazione per fare questa professione. Quindi siamo impegnati su una serie di fronti, ma questo è lo scenario che io trovo in questo momento molto drammatico, insomma, quasi in una sorta di ridisegno della scuola. Allora noi all'inizio del Novecento, in qualche modo all'inizio di quel secolo, abbiamo vissuto una rinascita della scuola fatta anche attraverso gli interventi, le idee, le scritture, l'esperienza diretta di tanti pedagogisti, citiamo ragazzi da Montessori, Frenet, la Pizzigoni, eccetera, che hanno buttato lì veramente dei semi che ancora adesso noi stiamo, sui quali ancora adesso noi stiamo vivendo e che stiamo ancora coltivando in qualche modo. E la mia speranza era che anche all'inizio di questo millennio, di questo secolo, del nuovo millennio, ci fosse la possibilità
di rilanciare un'idea di una scuola nuova che dovesse fare i conti con la tecnologia, per forza, non si può evitarla, che dovesse fare i conti con la crisi economica mondiale, che dovesse fare i conti con tutta una serie di elementi che comunque l'avrebbero dirottata in territori diversi da quelli che probabilmente dal punto di vista di chi da anni sta nella scuola sarebbero corretti. Ok, sarebbe stato un compromesso, perché i compromessi esistono, ma a questo punto non vedo un momento di assoluta debolezza, assoluta anche come dire immobilità della scuola. Qual è l'aspetto che bisogna cercare di alimentare per poter avere delle armi per affrontare questi vari fronti? Beh, io credo che ce ne siano tanti, però voglio citare quello che a mio avviso è forse l'elemento principale, che è quello della capacità di lavorare sugli individui, ma ancor di più sui gruppi, per estrarre la propria creatività individuale e creatività di gruppo. Nel momento in cui, per ritornare a quello che dicevo prima, il sistema ci vuole remissivi e consumatori, ecco, remissivi non vogliamo esserlo. E come si controbatte un sistema così potente, così forte, così munito di armi che ti penetrano nell'interno? Attraverso proprio il tirar fuori le proprie inclinazioni, la propria creatività, la propria capacità di dire delle cose alternative, la propria capacità di critica, la propria capacità di comprensione di quello che sta succedendo. E questo ancor di più se succede a livello di gruppo, perché nel gruppo partono tutti quei sentimenti buoni che sono la solidarietà, che sono l'ascolto, che sono il sentirsi più che la somma degli individui, no? Quello che succede nel gruppo. Per cui la scuola è esattamente il luogo dove ci si può difendere, dove si può combattere questa guerra, però ci vogliono delle armi che funzionino, però ci vuole la consapevolezza prima di tutto, ci vuole la capacità di essere docenti. Allora, senza arrivare al paradosso meraviglioso che faceva Spinoza, ovvero che diceva che dovrebbero essere i docenti a pagare i loro alunni per la grande opportunità di vita che concedono loro. Allora, senza arrivare a questo paradosso, ma questo ci fa capire che l'insegnamento, lo stare con i bambini, lo ripeterà l'Antonella, che l'ha detto chiaramente attraverso il suo libro, è un'esperienza di vita unica che arricchisce immensamente chi riesce a entrarci dentro con la forza della sua anima, con la forza dei suoi sentimenti. Questo sta succedendo un po' a metà, sta succedendo solo per una parte dei docenti, sta succedendo troppo poco perché si possa avere la forza veramente di reagire a questa pressione esterna che sta cercando di annullare anche le singole creatività, la singola capacità critica, la singola assolutamente lecita voglia di dire qualcosa di diverso. Io, si vede dai miei capelli e dalla mia anagrafe, ho vissuto quegli anni là, gli anni in cui si poteva, si esagerava, probabilmente qualcuno direbbe, a dire la propria anche in maniera forte. Adesso io non vedo, se non questi quattro ultra un po' squinternati, non vedo una capacità di reazione su dei temi importanti. Per cui la scuola ha questo enorme, faticosissimo compito di ricostruire l'individuo nella forma della sua capacità critica interna, della sua capacità di lettura delle proprie inclinazioni, del proprio modo di esprimersi con il disegno, con la fotografia, con il canto, con la musica. Per cui tutti questi progetti e anche quello che mi avete proposto, questi progetti che hanno delle finalità, che hanno la finalità di stimolare queste creatività individuali, sono assolutamente una manna meravigliosa per le scuole, perché ci danno la forza per dire ai ragazzi: oh ragazzi, guardate che qua potete anche essere degli individui che dicono la loro, degli individui che vanno a cercare dentro di sé i propri modi di esprimersi, li coltivano e attraverso quelli diventano degli individui e non dei ripetitori di quello che il sistema vorrebbe. Ecco. Grazie Giorgio, grazie per le parole, panoramica, ma prima di
Prima di lasciare la parola a Matilda, vorrei tornare su una cosa che hai appena detto sui progetti strascolastici e anche visto che hai fatto questo passaggio all'Accademia, al Teatro alla Scala, vorrei anche sentire il tuo sguardo su, in realtà, anche i ragazzi, no? Quando uno gli dà le opportunità. La vedi questa scintilla comunque di speranza e di capacità e di motivazione? Beh, certo che la vedo, è quel filo di speranza di cui parlavo prima, no? Quindi la ricerca dell'inclinazione, la ricerca del talento, tutti abbiamo dei talenti, la scuola deve avere la capacità di metterli in evidenza, attraverso tutta una serie di azioni, per esempio bisogna migliorare molto l'orientamento scolastico soprattutto dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, quindi dalla media alla superiore per capirci. Bisogna migliorarlo nel senso che non deve essere un orientamento come è molte volte un po' finalizzato alla ricerca della scuola che in fondo garantisca un certo mantenimento di un certo status sociale, perché questo succede, no? Ma che sia la ricerca proprio della scuola più adatta per quel ragazzino lì, indipendentemente che viva in via Cappuccio o in via Trilussa. Ecco, questa è una cosa importante perché deve cercare appunto di andare a cercare le inclinazioni e non semplicemente il brodo sociale dove continuare a vivere senza rischi. Senti, mi hanno colpito molto le tue parole, vorrei ritornare su il ruolo imprescindibile che riveste la scuola proprio per educare alla libertà e alla democrazia. Ho appena letto un bellissimo libro che consiglio a tutti, forse qualcuno di voi l'ha già letto, il libro di Bell Hooks, edito da Melteme Edizioni, che è appena uscito in Italia. Insegnare a trasgredire, l'educazione come pratica della libertà. Certo. Bell Hooks, che è un'insegnante militante e un'attivista afroamericana, scrive: La scuola non è il paradiso, ma l'apprendimento è il luogo in cui è possibile creare il paradiso. L'aula, con tutti i suoi limiti, rimane un luogo di possibilità. E mi sembra che appunto nelle tue parole ci sia questo appello anche alla classe docente di consentire che l'aula si apra e sia un laboratorio, no? Ne parleremo poi anche con Antonella, ovviamente, no? Perché come dicevi tu, hai anticipato, nel suo libro già parla tanto di queste cose, ma volevo anche avere un tuo punto di vista, anche e soprattutto come preside di un liceo, dove forse, a differenza che le scuole elementari, questa possibilità spesso è un po' tradita. Che parere hai tu in Quale dici che è un po' tradita la fatto possibilità? che la possibilità di costruire un'aula che sia veramente laboratorio di condivisione, di scambio tra docente, studenti, dove ognuno possa esprimere il proprio talento, la propria libertà e crescere in qualche modo insieme, dove anche il docente è qualcosa, è una persona che impara dalla classe, impara dagli studenti, anche se non ovviamente contenuti didattici, ma contenuti relazionali. La tua domanda è una domanda un po' complessa, nel senso che occorre tempo per rispondere. In linea di massima, l'esperienza di un liceo è l'esperienza in cui convivono uno stile antico di insegnamento e da parte soprattutto di giovani insegnanti, uno stile invece più moderno, sia dal punto di vista relazionale, ma anche proprio dal punto di vista didattico, no? Per esempio il metodo Natura per insegnare il latino o il greco rispetto al metodo tradizionale. E queste due modalità si incontrano e io ho un'esperienza positiva di incontro tra queste due, nel senso che
ho anche capito che io, essendo un po', come dire, avendo l'innovatite come malattia, per cui tutto quello che è nuovo mi attira un po' di più, ho però anche capito che ci sono delle grandi ricchezze nell'altro metodo, nel metodo tradizionale, quindi nel fatto che, adesso facciamo degli esempi per essere chiari, quando io ogni tanto passo nel corridoio, ci sono le porte aperte di certe classi, mi capita di trovare un insegnante che parla e che dalla cattedra ai ragazzi per 40 minuti, per 45 minuti e non vola una mosca. Allora mi sono chiesto quanto arriva a questi ragazzi, visto che è diminuita, si dice, la capacità di concentrazione e di ascolto, ma poi mi sono veramente reso conto che nel momento in cui quell'insegnante è appassionato, nel momento in cui il suo racconto di contenuti è accompagnato dalla sua passione, quindi accompagnato da un sentimento che i ragazzi captano, ecco, questa cosa anche nel metodo tradizionale arriva, per cui loro sono in grado, diventano in grado, ritornano in grado di ascoltare per 40 minuti un professore che parla loro con passione di Erodoto, per dirne una, no? E quindi il tema è quello della passione, è quello dell'amore per quello che si insegna, e quello può passare in maniera tradizionale, in maniera innovativa, può passare dal computer, ma può passare semplicemente da quel setting che vi dicevo prima, che sembrerebbe ottocentesco, ma che ancora oggi in certi contesti ha senso. Io vedo che anche quello ha senso, quindi c'è un po' l'antico e il moderno che si mescolano. Grazie. Prego. Allora, a proposito, adesso passerei la parola ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore di tanti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra cui Tutto troppo presto, I papà vengono da Marte, Le mamme da Venere, L'età dello tsunami e l'ultimo, Mentre la tempesta colpiva forte, quello che noi genitori abbiamo imparato durante la pandemia. Per affrontare un po' questo tema dello spettro di una nuova chiusura delle scuole, una nuova chiusura molto osteggiata dai presidi milanesi in particolare, perché per molti di loro una chiusura delle scuole e già anche la decisione di Regione Lombardia di chiudere le scuole superiori equivale a negare il diritto allo studio e alla socialità, soprattutto a ragazzi più fragili, con disabilità o con difficoltà di apprendimento, ma in generale a tutti gli adolescenti. Abbiamo letto un suo pensiero in cui afferma come sia sbagliato chiudere la scuola secondaria perché la salute e il benessere degli adolescenti dipende dalla loro possibilità di vivere in spazi dove si incontrano altre persone, dove socializzano. Invece lei auspicherebbe che gli studenti siano resi protagonisti di questa fase di emergenza, siano attori di un modello di solidarietà collettiva in cui diventano testimoni attivi del rispetto delle regole. E quindi vorrei con lei approfondire questa sua riflessione che mi sembra davvero importante per dare un senso anche ai giovani, agli studenti e non limitarsi semplicemente a rinchiuderli in casa. Sì, buonasera a tutti. Io ho, in effetti, sono partito in queste analisi, in queste un po' frasi che ho provato a lanciare come spunti per vedere come si poteva eventualmente raddrizzare la rotta in questa fase così confusa, caotica, parecchio disorganizzata, in cui vediamo che dopo aver tanto lavorato per riaprire le scuole, mettere dentro i protocolli per la convivenza in sicurezza, per la riduzione della diffusione del contagio, e quindi aver fortemente messo questa idea di una ripartenza in presenza da tutelare ad ogni modo, ecco che improvvisamente la scuola viene, è la prima cosa che si dice
possa essere chiusa, in particolare quella per gli adolescenti, perché tanto loro dove li metti sanno stare e di conseguenza potranno collaborare a qualsiasi progetto di prevenzione partendo dall'idea di fare una scuola a distanza. Ecco, a me sembrava che questo modo di riflettere sull'età evolutiva oggettivamente non tiene conto poi delle caratteristiche che sono costitutive dell'età dell'adolescenza e che sono fondanti poi anche il loro star bene. L'OMS ha più volte raccontato rispetto all'età evolutiva che il lockdown per bambini e ragazzi nel rapporto, nell'analisi costo-benefici, ahimè, provoca più costi che benefici rispetto alla valutazione del benessere come una dimensione complessiva, tridimensionale, corpo, mente e relazioni. E effettivamente l'aspetto è che nel medio-lungo termine noi toccheremo con mano poi alcune delle conseguenze dirette e indirette che tutto questo ha comportato al di fuori dell'emergenza infettivologica. Dopodiché ho anche detto questo, cioè se ripensiamo al lockdown e a tutto quello che è successo ai minori, i minori sono stati considerati pochissimo, veramente molto invisibili, e quelle poche volte che venivano citati nei decreti, nei DPCM, erano chiamati tutti minori e conseguentemente l'adolescente sedicenne era pensato, immaginato e coinvolto nelle strategie proposte nello stesso identico modo di un 2enne o di un 3enne. Ecco, su questo aspetto credo che si sia fatto davvero poco, cioè se io penso alla quantità di fatica e di sofferenza di un adolescente che per 8 settimane non può mai mettere il piede fuori dalla porta di casa o dal cancello per aderire a una proposta, a un progetto di prevenzione, e quindi il messaggio che riceve è: se tu vuoi collaborare al progetto salute della tua comunità, tu diventa invisibile, non fare rumore, sii obbediente e usufruisci della scuola attraverso lo schermo. Secondo me c'è un altro modo di pensare all'adolescente, cioè se tu vuoi collaborare al progetto salute della tua collettività, tu indossa la mascherina, mettiti tutte le protezioni possibili e immaginabili, ma poi esci fuori e diventa utile, cioè diventa un operatore proprio di comunità e usa tutta l'energia, tutto il bisogno di protagonismo che hai, tutto anche il bisogno che hai di allenarti alla vita dentro a una prova che per te sia da una parte sfidante, decisamente impegnativa, e secondo me questa cosa i ragazzi ce l'hanno fatta vedere a giugno, perché quando hanno riaperto i centri estivi, Grest, gli oratori estivi, quello che è successo è che effettivamente gli animatori di moltissimi centri estivi sono stati proprio gli adolescenti, che sono stati formati a condividere un'esperienza di animazione di comunità in cui erano attori, protagonisti, coinvolti, impegnati dentro a cornici a tutela della protezione della collettività e del rispetto delle norme di prevenzione. Ed erano decisamente molto più felici, secondo me, molto più contenti di quando invece gli è stato chiesto di rimanere chiusi in casa e di rimanere invisibili. Allora, penso che la sfida in questo momento, io credo due considerazioni. La prima è che non si può pensare alla scuola come a un luogo che rimedia i danni strutturali di un sistema che non sa reggere la complessità di una sfida che è enorme, e lo è per il mondo, non lo è solo per l'Italia. Però oggettivamente chiudere le scuole superiori per non affollare i mezzi pubblici per me è una pugnalata al cuore, cioè proprio come non aver saputo, oppure almeno chiedeteci questo, cioè riuscite ad andare a scuola senza affollare i mezzi pubblici? Potrebbe essere che molti si organizzano, può essere che io come genitore trovo così importante, cioè parlo proprio di cittadinanza attiva, io vedo fortissimamente il bisogno di non diffondere ulteriormente il contagio, ma sento anche fortissimamente come padre di 4 figli, ma come specialista di età evolutiva, il bisogno dei ragazzi di continuare ad avere una vita degna di questo nome. Quindi è irrisolvibile questo conflitto di interessi
in una prospettiva di lasciamo che vadano a scuola. Altra possibilità che ho detto, visto che il problema sono le superiori e il fatto che i ragazzi si muovano, i miei figli sono a 7 km dalla scuola che frequentano, dalle superiori che frequentano, facciamo che nella loro città, dove ci sono tanti altri ragazzi, adolescenti, che avrebbero dovuto prendere i treni, i pullman, eccetera, ok, facciamo che allora vanno a seguire la scuola a distanza in un luogo dove sono animati, aggregati dentro al rispetto delle norme di prevenzione, teniamo in piedi la dimensione di un microgruppo con la struttura bolla, prevista per i bambini della scuola, cioè inventiamoci delle cose, no? Proviamo partendo dal problema e dalle soluzioni possibili che lo possono impattare, ecco, a non far diventare invisibili gli adolescenti, perché alla fine parliamo molto più dei ristoratori e assolutamente solidarizzo, empatizzo con tutti i loro bisogni e ne hanno tutti i diritti, ma non è che un adolescente vale meno di uno che ha un ristorante, tutto qua, perché potrebbe essere proprio quello che è finito la sua scuola alberghiera, andrà in quel ristorante e ne terrà in piedi le attività anche in tempi non Covid. Quindi, per me il pensiero è cosa ne è dell'educazione, cosa ne è del sistema scuola, cosa ne è delle priorità in un sistema dove il rischio è effettivamente quello di tutelare molto di più poi solo il valore di mercato di alcune attività che chiaramente producono capitale, ma il capitale umano, il capitale sociale dell'esperienza scuola e dell'esperienza aggregazione in adolescenza ha un valore tale che ahimè te ne accorgi quando lo hai distrutto perché devi spendere talmente tanto poi Esatto. riabilitazione in terapia, ecco che allora ti accorgi che forse era meglio fare prevenzione. Infatti, perché è proprio questo il tema, i costi economici e sociali altissimi, chiudere le scuole vuol dire condannare intere generazioni alla povertà e a pessime condizioni di vita e anche i costi medico-psichiatrici, perché appunto durante il lockdown, i disturbi mentali dei bambini e adolescenti sono comunque cresciuti enormemente. E quindi sì, sono molto d'accordo con lei che bisognerebbe smettere di considerare non solo gli adolescenti, ovviamente, ma anche i bambini e i ragazzi in età scolare, delle persone invisibili. Passerei adesso la parola a Caroline Tavna, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto alla riflessione di Alberto Pellai. Sì, stavo riflettendo a quello che abbiamo sentito. Mi ha toccato in primis perché sono madre di un adolescente e che è la parola invisibili, secondo me, mi risuona molto forte. Abbiamo visto questi ragazzi, e questo è molto interessante anche il concetto di cittadinanza attiva. Noi gli abbiamo chiesto di sparire, di tacere e di accettare, e invece se avessimo chiesto di rovesciare i pensieri, come diceva, no? Ma di essere attivo nella risoluzione dei problemi, portare soluzioni, dunque portare uno sguardo nuovo su come posso partecipare al risveglio, sarebbe stato sicuramente dargli un ruolo, protagonismo, no? Non di invisibilità, ma di essere attivo, sarebbe sicuramente stato un messaggio molto più costruttivo. Abbiamo visto nel primo intervento che abbiamo avuto 2 giorni fa con l'indagine condotta da Maurizio Bonatti e Giulia Segre dall'Istituto Mario Negri, che comunque questo lockdown su delle popolazioni più giovani di ragazzi ha portato una regressione. Hanno notato una perdita di sonno, hanno notato delle abitudini alimentari che sono cambiate, dunque pasticciare e mangiare meno bene. Hanno notato anche il fatto che dei bambini sono tornati nel letto dei genitori, dunque
una regressione comunque dei comportamenti dei bambini. E questa cosa lì sul benessere mentale, psico-emotivo di questi ragazzi, sugli adolescenti è anche più delicato da monitorare. Gli chiediamo di essere 100% del loro tempo con gli strumenti digitali e abbiamo anche lì visto che e abbiamo con questa richiesta di didattica a distanza visto un'aggravazione delle diseguaglianze tra le popolazioni. Sappiamo che più o meno un terzo non ha accesso a una tablet o un computer, no, delle famiglie e allo stesso momento abbiamo accusato questa didattica a distanza di essere colpevole di tutti i mali attuali. Non è tanto la didattica a distanza, ne abbiamo discusso anche il primo giorno, ma è come è stato implementato questa didattica a distanza, come sono stati usati gli strumenti digitali, perché gli strumenti digitali alla fine sono stati l'ultimo mezzo per tenere viva la scuola. Dunque, io vorrei fare intervenire Francesco Zambotti su come cercare, lei che ha condotto ricerche e pensieri, che dedica tempo, no, a trovare delle soluzioni alternative per ridurre le diseguaglianze e cercare di limitare, no, di migliorare l'inclusione, diciamo, vediamola in positivo, no? Che piste e che suggerimenti ci farebbe a seguito a quello che ci siamo detto fino adesso? Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, io sono molto d'accordo con quest'ultima parte della sua introduzione al mio intervento, nel senso che non si può colpevolizzare, diciamo, la didattica a distanza di ogni male di una situazione estremamente complessa. Una situazione estremamente complessa è inevitabile da un certo punto di vista, almeno nella prima fase in cui del tutto impreparati ci si è ritrovati, diciamo, a dover riorganizzare sul campo e in pochissimo tempo un'emergenza educativa, un'emergenza sanitaria, un'emergenza sociale, e per cui anzi troppo poco forse, diciamo, sottolineiamo il valore che avere a disposizione queste tecnologie ha messo in campo comunque nel mantenere attivo una comunicazione, una socializzazione e anche una parte di educazione che in assenza di queste tecnologie e delle reti digitali sarebbe stato assolutamente difficile da portare avanti, se non impossibile in molti casi. Ciò nonostante è chiaro che ci siano grandissime criticità già emerse da subito in un primo lockdown e in cui stiamo tristemente ricadendo, diciamo, in questa seconda fase. Ho sentito prima alcune parole che condivido completamente, avevo già condiviso il pensiero di Alberto Pellai, diciamo, quando l'aveva pubblicato sui social, è reso pubblico, diciamo, alcuni giorni fa, lo condivido in pieno, e la parola invisibili colpisce anche me, lui l'ha usata nei confronti degli adolescenti. Ecco, io invito alla riflessione rispetto alle persone con disabilità, che sono invisibili per lo più già nella normalità, nella situazione, e in questa fase sono veramente spariti dal radar educativo in molti casi. Ci sono alcune ricerche condotte sulla scuola italiana, forse ce ne sono diverse, forse la più strutturata e anche quella che ha avuto più diffusione è stata quella portata avanti dall'Università di Bolzano, dal gruppo coordinato da Dario Janes, dal professor Janes, insieme alla Fondazione Giovanni Agnelli, proprio sull'accesso alla didattica a distanza da parte di persone con disabilità, che ha fatto emergere come ci fosse una grandissima parte, almeno un 30-35% di alunni con disabilità che non avessero assolutamente accesso a nessuna forma di didattica a distanza per tutto il periodo del lockdown, e quindi il cui carico educativo ricadeva completamente sulle famiglie, e in cui di fatto il rapporto poi sociale con la classe, con la scuola, sia del tutto sparito. E quindi questo è un dato gravissimo. La colpa di questo non è certamente della didattica a distanza e delle tecnologie, la colpa di questo è chiaramente di un'inclusione fortemente ancora immatura. Noi siamo campioni, diciamo, mondiali nella scrittura di leggi e decreti riguardo all'inclusione,
e facciamo un vanto chiaramente di un sistema scolastico fortemente inclusivo, sicuramente da questo punto di vista molto più aggiornato, molto più attivo e anche efficace di altri sistemi inclusivi o non esclusivi, diciamo, che esistono sia in Europa sia nel resto del mondo, ma sicuramente lo stato dell'inclusione in Italia non è a scuola, non è sicuramente non ha sicuramente raggiunto degli standard qualitativi di eccellenza come spesso ci immaginiamo. Sappiamo che le criticità sono moltissime e sappiamo che già nella normalità queste forme di esclusione che si sono rese così evidenti con il lockdown emergono anche nella quotidianità scolastica. Sono tantissimi gli alunni con disabilità all'interno delle scuole tradizionali che vivono percorsi paralleli rispetto a quella classe, ci sono forme di micro e macro esclusione all'interno delle classi, già dalla scuola primaria e salendo sempre di più nei gradi scolastici successivi. E a tutto questo chiaramente c'è un'azione culturale, un'azione, diciamo, formativa e anche un'azione, diciamo, istituzionale che si sta cercando di portare avanti in tutti questi anni nelle varie forme, con le associazioni, con i referenti culturali, con le pubblicazioni, con tutto, con la ricerca scientifica, chiaramente, perché uno dei dati più evidenti è che un'inclusione sana e ben fatta giova sia alle persone con fragilità, ma soprattutto giova alle persone, all'intero sistema scolastico, quindi a tutti quanti. Cioè, il progresso nei processi di apprendimento in una situazione di inclusione è maggiore per tutti quanti, non solo per le persone con disabilità o con dei bisogni educativi speciali specifici. Ora, quindi la questione qui è come organizzare un sistema scolastico che metta al centro l'inclusione, e dico solo due parole rispetto a questo. Cioè, l'inclusione ha due finalità enormi, che sono grandissime, sono finalità anche utopiche da un certo punto di vista. Cioè, l'inclusione prevede un apprendimento e una partecipazione per tutti gli alunni, al massimo grado possibile per tutti gli alunni. Quindi tutti quanti, e quando si dice tutti è una parola veramente enorme e complesse, devono avere la possibilità in un sistema inclusivo di poter partecipare attivamente alla vita sociale, culturale, amicale, diciamo, all'interno dell'istituzione scolastica, e devono poter avere possibilità di apprendere al meglio possibile con degli strumenti che chiaramente mettano in luce i loro talenti, le loro possibilità, ma tengano conto chiaramente anche dei loro limiti, che non vanno evidentemente nascosti. Ora, quello in cui noi stiamo ricadendo oggi, in questa seconda fase, diciamo, di riorganizzazione scolastica, è un tema già emerso anche in precedenza. Ad esempio, è una riorganizzazione che prevede la didattica a distanza per la classe e la didattica in presenza per gli alunni con disabilità. In alcune regioni, ad esempio le regioni, la Campania e la Puglia, ad esempio, che sono due regioni italiane che hanno chiuso la presenza a tutti i gradi scolastici, quindi non solo alla scuola secondaria, ma dalla scuola primaria alla scuola media, alla scuola secondaria di secondo grado. In queste regioni non si va a scuola già, la Puglia da 3 giorni, Campania sono già 15 giorni, diciamo che non si va più a scuola in presenza. Sono emerse delle forme di organizzazione scolastica che prevedono che gli alunni con disabilità siano presenti a scuola con l'insegnante di sostegno da soli o in un piccolo gruppo di alunni con disabilità. Questa è, diciamo, una forma attuativa che riporta in luce proprio questa forma di quella che noi chiamiamo segregazione interna alle scuole, in cui il gruppo di alunni con disabilità sta da solo con gli alunni con disabilità, mentre il resto della classe va avanti col proprio programma. E su questo ci sono grandi polemiche, grande movimentismo da parte delle associazioni, e io personalmente voglio cercare di mitigare, ecco, questa cosa. Non voglio avere una posizione troppo oltranzista, perché è chiaro che in un momento di grande difficoltà già il fatto di avere pensato comunque a una forma di tutela e protezione degli alunni con bisogni educativi speciali è un segno di attenzione che in tante altre scuole dove non c'è questa organizzazione non c'è nemmeno, e quindi il rischio di essere dimenticati veramente completamente è anche alto. Però ci sono delle forme organizzative che potrebbero essere un po' più efficaci. Ad esempio,
un'idea semplice che noi stiamo spingendo dall'inizio del primo lockdown è quello di creare dei piccoli gruppi, delle cordate di 3-4 alunni, in cui tra questi 3-4 alunni ci sia anche un alunno con difficoltà, con disabilità, di mantenere di fatto un gruppo chiuso e che la presenza sia condivisa con questo gruppo, in presenza e a distanza, perché poi gli alunni con disabilità nella media non è che non siano in grado di gestire una didattica a distanza in toto, non riescono a gestire chiaramente un flusso educativo che sia tutto a distanza, ma alcune attività a distanza con gli strumenti tecnologici sono assolutamente in grado di gestirli, anzi molto spesso proprio lì risiedono anche alcune passioni, anche alcuni talenti che chiaramente sono il punto di partenza di tutto il processo di inclusione, no? La valorizzazione delle risorse, delle abilità. E noi che lavoriamo da tempo con ragazzi con disabilità sappiamo, ad esempio io ho lavorato con ragazzi con disabilità anche grave che avevano enormi talenti nell'uso delle tecnologie, nell'uso di software specifici. Uno, la ringrazio del suo intervento perché mette in luce fortemente, no, come questa situazione amplifica e aggrava delle situazioni già molto molto a rischio e di grande fragilità. E ne ritengo due cose, no? Uno, che alla fine forse lo strumento le tecnologie possono essere un modo di tenere comunque in rete, no, alcune persone con delle disabilità, ma che possono comunque, che hanno delle capacità anche a livello dell'uso dei strumenti digitali. E poi ritorno anche a quello che ha detto prima Giorgio Galanti, che alla fine in queste situazioni di pandemia quello che si rivela anche positivo è tutta la parte di solidarietà, no? E anche questa idea del gruppo, dei mini gruppi, potrebbe anche essere una risposta alle chiusure eccessive e totali che ci sono proposte, no, dalle politiche. Un'altra forma, forse più flessibile, ma di solidarietà, che permetterebbe di tenere vivo quello che ci è stato tolto fortemente, che erano le relazioni umane, dunque di quello che i nostri ragazzi hanno sofferto particolarmente. Vorrei tornare su i problemi della didattica a distanza, no? Che comunque è stata forse, e lì vorrei anche ma vorrei forse anche chiedere lì il punto di vista di far intervenire, e poi potremo piano piano, verso la fine, lanciare il dibattito tra di voi, ma vorrei anche avere il punto di vista di Chiara Ponzini, che nel movimento di priorità alla scuola ha aperto tutte queste questioni e ha cercato, no, di riportare la scuola in presenza in priorità. Prima, a seguito di tutto quello che hai sentito fino adesso, se ci ricordi velocemente che cos'è priorità alla scuola, come è nato, certo, che cos'è, e su queste questioni di inclusione, di eguaglianza, di invisibilità anche dei ragazzi, vorrei capire quali sono i vostri obiettivi. Allora, priorità alla scuola è un movimento non lombardo, non milanese, ma un movimento nazionale. Un movimento apartitico, anche se noi diciamo fortemente politico, forse perché è fortemente volitivo, ecco, che è formato sia da docenti che da studenti che da genitori, che da aprile, diciamo, chiedono un ritorno a scuola in presenza, in continuità e in sicurezza. In presenza sappiamo bene cosa vuol dire, però ci tengo molto a sottolineare, a parlare della parola sicurezza, perché in questi momenti di pandemia estrema
davvero possiamo così, no, essere un po' viste come le pazze che vogliono tornare a scuola nonostante tutto. Così non è, nel senso che noi da aprile chiediamo un ritorno in sicurezza, siamo state le prime che abbiamo chiesto sierologici e tamponi per tutto il personale scolastico, quindi sia per docenti che per personale ATA. E soprattutto chiedevamo un medico su ogni plesso, un ripristino di quelle che sono le infermerie che ci sono sempre state sulle scuole quando noi eravamo piccoli. Per cui veramente ci tengo molto a sottolinearlo, soprattutto in giorni come questi. Cos'è successo? L'abbiamo visto tutti, le scuole hanno aperto vabbè, sempre con pochi insegnanti, ma questo non è un problema della pandemia, è un problema che c'è sempre stato e Giorgio per primo ve lo dirà, quest'anno anche senza spazi, nel senso che ovviamente dovendo tenere le distanze che le linee guida chiedevano, gli spazi sui quali l'edilizia scolastica è sempre già stata carente per tanti anni erano quest'anno soprattutto mancanti. Però quest'anno le scuole sono iniziate anche senza laboratori, senza giardini, senza cortili, senza sostegno, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto senza la possibilità di quei tracciamenti che un medico scolastico avrebbe potuto portare. Questo ha fatto sì che mancanza di tracciamenti, ma soprattutto aver investito poco in quelli che si è detto prima erano i viaggi che i ragazzi si sapeva da mesi che avrebbero dovuto affrontare per andare a scuola, ha fatto sì che le superiori tornassero dopo poco in DAD. Allora, perché la DAD no? La DAD è ovviamente uno strumento emergenziale che ci è servito nei mesi di lockdown estremo, però appunto i numeri, no, li facevate voi anche prima, 2,7 milioni di persone, una famiglia su quattro, soprattutto al sud, non ha accesso alla banda larga che può sostenere quello che è il traffico necessario per la didattica a distanza. E questi sono dati post lockdown, quindi anche post tanti investimenti che sono stati fatti. In tantissimi istituti, soprattutto al sud, le reti non ci sono, non sono sufficienti. E soprattutto la DAD non fa altro che amplificare, lo dicevamo già prima, quelle che sono le distanze sociali già in essere, ma già in essere anche nella ricca Milano. Cioè fate conto che il 42% dei bambini vive in condizioni di sovraffollamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ha uno spazio in una casa dove poter assistere, fruire di una lezione. E poi soprattutto richiede che cosa? Richiede il privilegio di un genitore, soprattutto i bambini piccoli hanno bisogno di un genitore che sia a fianco all'uso, che sia a fianco a loro nell'uso di queste piattaforme che non sono sempre facili da usare. Io ho un bimbo dislessico, vi assicuro che non ho lavorato per mesi per stargli dietro i mesi scorsi nella didattica a distanza, per cui privilegio di un genitore a casa non è da tutti, anche perché quando noi parliamo di smart working dobbiamo renderci conto che la maggior parte dei lavori non si fanno in smart working, siamo abituati a pensare forse davvero, no, solo a certi lavori impiegatizi eccetera, ma sappiamo bene che soprattutto nei territori che già sono più disagiati lo smart working si fa poco. E soprattutto appunto i bambini con bisogni educativi speciali da questa didattica ne sono davvero esclusi. Che cosa vorremmo? Beh, il nostro sogno quale sarebbe? Il nostro sogno sarebbe quello ovviamente che si pensasse a quelle che sono le priorità e che si pensasse davvero a quello che è l'essenziale. E i giorni scorsi noi davvero abbiamo fatto tanti presidi e dicevamo pensiamo davvero a una città in cui in silenzio la mattina questi autobus li prendono i medici, li prendono gli infermieri e li prendono gli studenti e i loro maestri, i loro docenti.
Questi sono un po' dei nostri sogni, però ovviamente noi chiediamo che buona parte del Recovery Fund sia destinato all'edilizia scolastica, sia destinato a migliorare quella situazione di precariato che raggiunge punte del 30% nei docenti, negli insegnanti delle scuole italiane. E quando pensiamo, lo dicevamo prima, a un esempio, pensiamo veramente un po' alla Barcellona del sindaco Colau, perché allora la Spagna ha livelli di contagi altissimi e quindi non esempio per la gestione della pandemia, però sicuramente il sindaco Colau è riuscita a far sì che questo momento di emergenza diventasse un'opportunità per guardare alla scuola e per metterla al centro, sia politicamente che fisicamente. Fisicamente, politicamente ovviamente per parlarne, per darle l'importanza che noi sentiamo che in Italia in questo momento davvero viene data poco, nel senso che su tutti i giornali si parla di scuola, però quando poi appunto no, si tratta di scegliere le chiusure, vediamo i governatori di queste regioni cosa hanno chiuso per primo. Proprio perché non si pensa neanche al discorso economico appunto che si faceva prima, che la chiusura delle scuole potrebbe portare. Ma soprattutto la Colau l'ha messa al centro di quello che è il ridisegnare completamente lo spazio urbano. Adesso stanno lavorando su 78 scuole, ma vogliono arrivare a lavorare su 200 scuole. Hanno creato degli spazi intorno agli edifici scolastici di completa pedonalizzazione, creando delle aree giochi, ma creando anche degli spazi per fare comunità. Proprio un passaggio davvero da quella che poteva essere, diciamo, un'immagine della città vecchia, no? L'immagine della città fordista, pensata sulla mobilità delle auto, pensata sul profitto, per arrivare a pensare a una città in cui al centro ci sono le relazioni, al centro ci sono le persone e la scuola diventa il vero centro civico, il nuovo centro civico dei quartieri. Per noi questo può diventare proprio idealmente un modello. Vi girerò poi degli articoli, se volete, sono scritti in spagnolo, riguardo veramente a questo lavoro che a Barcellona si sta facendo. Noi diciamo che tutto questo potrebbe, oltre al far diventare la scuola un centro civico, un centro quindi di formazione e di cultura, anche un centro di prevenzione e un centro di medicina territoriale, perché davvero non è, essendoci già le infermerie, non sarebbe stato così complesso portare dei medici sulla scuola, magari anche se sarebbero potuti tornare su, non so, su scuole vicine all'interno di un quartiere, su scuole appartenenti allo stesso comprensivo, però la scuola potreva e potrebbe ancora, basterebbe davvero crederci e investirci neanche così tanti soldi, potrebbe davvero diventare proprio un nuovo spazio, un nuovo centro civico. Ecco, trovo che questa possa essere la parola adatta per ridare spazio proprio a questa istituzione. È un nuovo centro di aggregazione sociale. Anche Giorgio prima parlava di rilanciare il sogno della scuola, che nel secolo precedente aveva visto tante iniziative, no? Da Montessori, Steiner, Reggio Children. I pensieri innovativi si erano trascinati come un cerchio virtuoso,
oggi siamo in un stato di stagno e facciamo grande difficoltà, no? A fermare questo momento così, no? Drammatico. E sarebbe molto interessante che ognuno di noi cerca di approfittare, come diceva prima Teroy, invece di pensare di rovesciare il pensiero, di vedere come un'opportunità di ripensare i limiti di qual è, alla fine siamo tutti ben consapevoli, una no? Cosa, vi faccio un esempio. Noi in questo momento stiamo facendo tante assemblee territoriali sui diverse municipi, sulle diverse zone di Milano, che sono 9, proprio per intercettare quelle che sono le problematiche delle varie scuole, scuole di ogni ordine e grado. Quindi incontrando sia docenti che soprattutto genitori e studenti delle scuole dei territori. In zona 8, per esempio, dove ci sono delle aree diciamolo chiaramente, proprio dei ghetti di case Haller, di case popolari, abitate quasi esclusivamente da donne arabe, che cosa viene fuori? Viene fuori che la grossissima difficoltà per queste persone è riuscire a capire anche quelle che sono le informazioni sanitarie che riguardano, per esempio, la gestione delle quarantene dei bambini, che non sono informazioni così semplici. Allora, se per esempio a scuola queste informazioni fossero tradotte in arabo, fossero tradotte in filippino, fossero tradotte per esempio per la grossa comunità sudamericana che a Milano c'è, la scuola potrebbe davvero essere un centro di prevenzione anche sanitaria, ma basterebbe davvero poco. Un comune di Milano che fornisce solo queste informazioni, comune di Milano o ATS, quindi regione, che fornisce solo queste informazioni in italiano, vuol dire proprio, beh, innanzitutto vuol dire non rendersi conto di come è fatta, qual è la composizione, no, proprio della propria città, e poi proprio vuol dire non approfittare di quello che davvero un centro come la scuola potrebbe apportare proprio per un miglioramento in tanti aspetti, no, della vita della città, delle famiglie. Grazie Chiara. Figurati. Io vorrei passare adesso la parola ad Antonella Meiani, insegnante di scuola elementare, autrice del libro, del bellissimo libro Tutti i bambini devono essere felici, fondatrice del movimento E tu da che parte stai, che ha prodotto il manifesto Umanità o indifferenza e il progetto La scuola sconfinata. Con Antonella vorrei tornare a parlare del tema del benessere dei bambini, perché hai dichiarato in un recente post durante, appunto, come durante un'intervista rispetto alla riapertura, tu avessi portato in primo piano come la priorità in questo momento è proprio la cura, no, dei bambini. E alla giornalista hai detto che, appunto, per voi di Casa del Sole, una scuola speciale di Via Giacosa al Parco Trotter a Milano, non fosse stato importante accogliere i bambini con misurazioni tecniche di quello che sapevano, non sapevano, di quanto fossero rimasti indietro, ma piuttosto ripristinare le condizioni emotive necessarie all'apprendimento, dando spazio all'ascolto, al recupero delle relazioni, alla rielaborazione di quanto abbiamo tutti provato, alla manutenzione del gruppo classe. Volevo appunto sentire il tuo parere su questo, sempre anche riferimento, continuo a citare le belle parole di Bell Hooks, che considera l'aula un luogo di piacere in cui sfidare i ruoli comunemente attribuiti a insegnanti e studenti e gli strumenti attraverso cui si costruisce la relazione tra loro. Per fare questo occorre elaborare una pedagogia alternativa capace di restituire al sapere la sua valenza terapeutica e trasformativa.
E grazie a te, a Paolo di Monta, che avete accolto il nostro progetto Pinxi qualche anno fa. So che questo è il vostro modo di considerare la pedagogia. Sì, io stasera sono davvero, ho il cuore in tumulto a sentire tutte le vostre parole, perché sono anche molto contenta del fatto che in questo momento mi trovo in una scuola, che è quella del Trotter, che è davvero un riassunto di tutto quello che voi avete detto questa sera, perché è una scuola dove, se non sei attento ad avere tutti e tutte con te, perdi l'occasione di essere inclusivo. E durante il lockdown noi abbiamo dovuto, durante la didattica a distanza, abbiamo dovuto affrontare proprio un concentrato di tutte le difficoltà che avete raccontato voi, perché avendo il 70% di alunni stranieri, molti bambini sono nati in Italia, quindi non hanno difficoltà linguistiche, e siamo riusciti a tenerli con noi quasi tutti, ma chi invece era appena arrivato dal paese di origine o aveva delle famiglie molto in difficoltà, ci ha messo veramente a dura prova nel nostro motto "non uno di meno". Però diciamo che tutta la scuola si è impegnata in maniera intensissima in modo da tenerli tutti con noi, e i casi di non aggancio, diciamo, sono stati proprio sporadici, ma comunque ci sono stati. Sta di fatto che in una scuola come questa, e per la mia vita anche politica, appunto, che tu citavi adesso, che nel movimento e tu da che parte stai, noi siamo arrivati alla riapertura dopo una serie di riflessioni collettive proprio sui bisogni dei bambini e sui bisogni della scuola. Quindi, a parte le cose che poi racconterò riguardo alla scuola sconfinata che abbiamo disegnato e progettato, per noi la cosa importante era accogliere i bambini in un clima di serenità, visto che comunque avremmo dovuto spiegargli le regole per la sicurezza, e su queste, vabbè, non c'era possibilità di derogare, ma per noi era importante rimetterli in sesto dal punto di vista emotivo, perché le classi sono dappertutto ormai molto complesse. Ti arriva il bambino che ha affrontato l'assenza da scuola in tranquillità con una famiglia di supporto, ti arriva il bambino che è appena arrivato dal paese d'origine, ti arriva il bambino che invece ha avuto dei casi di Covid in casa o nei parenti, ti arriva il bambino che ha respirato ansia e preoccupazione da parte di tutti i genitori. Se tu ti metti a fare la didattica, quella tradizionale, non lo dico perché ha ragione Giorgio, che a volte dalla didattica tradizionale vengono fuori delle cose interessanti, però se ti metti a fare diciamo la scuola solo dei contenuti, e quindi a verificare gli apprendimenti, e quindi andare di corsa, perché io ho sentito in altre scuole di insegnanti che si sono posti come obiettivo di fare in fretta, perché se poi la scuola chiudeva un'altra volta bisognava essere avanti col programma. E i bambini, se non stanno bene, non imparano niente. I bambini hanno bisogno di essere felici, di essere sereni, quindi noi abbiamo privilegiato questo aspetto. E anche perché nel momento in cui loro ricominciano a star bene, ricominciano a sentire il gruppo, ricominciano a capire che non sono stati abbandonati, perché questa paura anche c'è stata di perdere gli insegnanti, di perdere i compagni, che non finisse più quel periodo così strano, nel momento in cui loro sono sereni, poi quello che, se l'avessi fatto dall'inizio, ci avresti messo magari 2 giorni, ci metti poche ore a farlo, perché comunque le spiegazioni, i contenuti, gli elementi così più cognitivi arrivano e vanno dove devono arrivare, se i bambini stanno bene e se stanno bene gli insegnanti. È chiaro che abbiamo dovuto affrontare una situazione del tutto inedita, perché cercare di tenerli distanziati, insegnare loro delle mascherine, delle mani lavate, tutti gli ingressi e le uscite, ha occupato del tempo, ma abbiamo cercato di farlo in maniera anche quella molto sentimentale. Abbiamo creato dei personaggi, dei supereroi, insomma abbiamo cercato
di non avere un aspetto da caserma anche nella disposizione dei banchi, e adesso sta andando tutto molto meglio, cioè i bambini sono felicissimi di essere a scuola. E poi noi siamo in un contesto privilegiato, non voglio essere superficiale nel giudizio, perché noi abbiamo un parco, quindi noi abbiamo la possibilità di stare molto all'aperto con i bambini, ma è una possibilità quella di stare all'aperto che, se avessimo avuto tutte le condizioni materiali e fisiche, con tutte le risorse anche di personale che ci avevano promesso e che erano necessarie, il fatto di vivere la città e di uscire dall'edificio scolastico avrebbero potuto farlo tutti senza il parco, perché la città comunque di risorse ne offre. Purtroppo tutta la nostra riflessione che ho fatto, sia perché vivo in una situazione scolastica così particolare, sia perché mi sono impegnata socialmente sulla scuola, è una riflessione che non è arrivata ai decisori finali, non è arrivata al Ministero, nonostante avessero tutte le loro squadre di consulenti, e quindi ci siamo ritrovati con una scuola, nonostante tutto, inadeguata alla riapertura. Grazie Antonella. Ci puoi raccontare un po' del tuo progetto e tu da che parte stai, la scuola sconfinata, un progetto che pensa soprattutto all'inclusione anche dei bambini e delle bambine appartenenti a contesti più svantaggiati. Ce ne puoi parlare? Perché io lo conosco, ma non tutti lo conoscono in questa chat, in questo webinar. Allora, diciamo che per contestualizzare il mio libro, quando io ho portato in giro il mio libro, che appunto si intitola Tutti i bambini devono essere felici, ho incontrato veramente tante persone attente alla scuola nel modo giusto e attente al concetto di felicità. Quindi l'anno scorso, a maggio, nel 5 maggio del 2019, abbiamo indetto questa grande giornata all'Umanitaria a Milano, proprio sul concetto di felicità. Era il momento in cui furoreggiava la narrazione sia della scuola che della società di un ministro dell'interno che diffondeva rancore e razzismo. Quindi noi ci siamo detti, bene, noi a scuola cerchiamo di rendere felici i bambini, cerchiamo di dare il massimo possibile per la loro crescita, escono da scuola e incontrano questo muro, no, di ostilità nei confronti delle nuove generazioni, di disinteresse e anche persone sempre più rancorose. Quindi ci siamo tutti confrontati su questo concetto di felicità, e per tutti intendo dire genitori, educatori a vario titolo, anche psicopedagogisti, ma anche cittadini che avevano a cuore il futuro delle nuove generazioni, quindi non solo persone coinvolte nella scuola, perché della felicità delle nuove generazioni ci dovremmo occupare tutti come cittadini, visto che stiamo facendo crescere i nuovi cittadini. E da questa grande giornata sulla felicità, in cui ci sono stati 60 laboratori con 1000 partecipanti, è nato il manifesto Umanità o Indifferenza, che individua 11 aree tematiche di attenzione che possiamo curare nella vita professionale come nella vita personale, proprio avendo come obiettivo la felicità delle nuove generazioni. E si crea quindi una sorta di mappa della felicità. Stavamo per progettare la seconda edizione, sempre per sviluppare questo concetto, quando c'è stata la batosta del lockdown, e quindi abbiamo capito che dovevamo concentrarci sulla scuola. E abbiamo indetto un convegno online a cui hanno partecipato non solo personaggi che si occupavano di scuola da sempre, ma anche urbanisti, architetti, medici, perché in quel momento della scuola si stava parlando solo come di un problema tecnico, no? La riapertura, le distanze, i banchi, e noi invece volevamo dare una risposta pedagogica a un problema sanitario, non solo per la riapertura, perché la scuola, come hanno già detto quelle persone che sono intervenute prima di me, aveva bisogno comunque di un pensiero nuovo già da prima dell'emergenza sanitaria. Questa era l'occasione davvero per pensare a una scuola che fosse adeguata ai tempi come risorse e come visione.
Quindi dalla giornata del 10 maggio è nato questo progetto di scuola sconfinata. Adesso, se volete far vedere l'immagine, si capisce. Questa è un'immagine che è nata in diretta durante quel convegno e che vi fa capire la ricchezza degli interventi. La scuola sconfinata è poi diventato un oggetto di laboratori anche a livello nazionale grazie alla Fondazione Feltrinelli e siamo stati invitati a parecchi webinar. Tutte queste riflessioni purtroppo non ci hanno impedito di iniziare la scuola in maniera non adeguata, però insomma diciamo che perlomeno il dibattito si è aperto. Siccome uno dei punti della scuola sconfinata è il protagonismo delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, abbiamo anche cercato di metterli al centro del primo giorno di scuola, cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza nel celebrare questa giornata. E, i punti principali della scuola sconfinata sono il fatto che la scuola rimanga al centro del dibattito pubblico, che sia il cuore pulsante dei quartieri e delle città, in un centro, come diceva anche prima Chiara, che i bambini e i ragazzi siano protagonisti, che sia una scuola in presenza, che sappia ascoltare i bisogni differenziati, appunto, dei bambini con disabilità, dei bambini non italofoni, di quelli che abbiamo disperso e che sono rimasti invisibili durante la didattica a distanza. È una scuola che deve diventare luogo di prevenzione della salute e la salute non è assenza dalla malattia, ma è proprio benessere emotivo, psichico e fisico. È una scuola in cui le relazioni generative sono al centro, è una scuola con classi, con numeri ridotti per valorizzare le relazioni, è una scuola con l'organico che serve, ma ovviamente l'organico non basta, non possiamo aumentare l'organico o tornare alle compresenze se gli insegnanti non vengono formati per essere adeguati alle esigenze del momento e della costruzione del futuro. Cioè purtroppo la formazione degli insegnanti è un nodo cruciale del rinnovamento della scuola e deve cambiare la didattica, per appunto non basta avere tanti insegnanti ma devono essere formati e capaci di una didattica evolutiva e una cosa importantissima della scuola sconfinata è la rete con il territorio, cioè la scuola deve uscire dall'edificio scolastico per essere veramente costruttrice di futuro e andare nella città o nel paese o nel quartiere, e il quartiere, il paese, la città devono entrare nella scuola. Questo richiede capacità di coprogettazione, ovviamente richiede un intervento di integrazione con il terzo settore che già lavora in tutte le situazioni di fragilità, di maggiore o minore, perché adesso non pensiamo solo alle fragilità, anche in situazioni non di fragilità i ragazzi e le ragazze hanno bisogno comunque di crescere in un certo modo. E ovviamente gli spazi educativi diventano non solo l'edificio scolastico, ma diventano anche altri luoghi della città, ma non deve essere pastorizia scolastica che uno va in giro a fare le gite, è proprio una questione di progettare delle attività negli spazi con le caratteristiche che questi spazi hanno. Questi sono i punti principali della scuola sconfinata. Ne parleremo anche in Fondazione Feltrinelli, purtroppo online, il 9 di novembre, perché appunto è stata oggetto di laboratori in tutta l'Italia e in grandi città italiane e abbiamo capito che comunque ci sono delle sensibilità che ci accomunano e che dovrebbero essere messe in evidenza. Grazie mille Antonella, io vorrei appunto che questi ultimi minuti fossero dedicate un po' a un dialogo tra voi relatori. Se sono emerse delle domande, saluto intanto Alberto Pellai e lo ringrazio tantissimo per la sua partecipazione. Alberto, saluti anche da parte mia, saluti a tutti. Ha scritto che tra pochissimo deve scollegarsi, ma ci rivedremo spero presto per una tavola rotonda in cui mi piacerebbe mettere insieme tutti voi che avete partecipato anche nelle giornate, in giornate diverse, perché l'obiettivo il pensiero è di grande sinergia e quindi sarebbe bello poi proseguire anche in contesti prossimi e diversi.
Se posso aggiungere solo una cosa, sulla pagina di Tu da che parte stai, che è tu da che parte stai.it, c'è l'esito di quei sondaggi che abbiamo lanciato con la campagna Finalmente Scuola, che ci danno un'idea del clima con cui la scuola ha riaperto e l'atteggiamento degli insegnanti nei confronti di questa riapertura e i bambini che sono stati più in difficoltà nel ricominciare. E anche se non vuole avere delle pretese scientifiche, è una bella fotografia, tra l'altro ci sono tutte le slide e le conclusioni che vi illustrano, è una bellissima fotografia appunto di un inizio che poteva essere diverso da quello che è stato. Grazie mille, adesso lo postiamo tra breve in chat, grazie Elisabetta che sta facendo un lavorone mettendo appunto tutti i contenuti di approfondimento, se scorrete la chat avete appunto tutti i contenuti poi e i link per accedere quindi anche a questo sondaggio a brevissimo, se non l'ha già fatto. Matilda, vorrei anch'io approfittare per ringraziare, abbiamo pochissimi minuti, c'è qualcuno di voi che vorrebbe intervenire su quello che è stato detto? Mi sembra che purtroppo in un certo modo siamo troppo in sintonia tutti noi, dunque abbiamo fatto un quadro della situazione di quale comunque io tiro qualche pista di pensiero, no? Questa scuola sconfinata, secondo me, ci apre tante piste, no? Dunque la collaborazione con il territorio. La rete, no? Ne abbiamo parlato anche per anche come mezzo di inclusione, piccoli gruppi con persone con qualità o con disabilità, no? Ognuno quel famoso ruolo del buddy, che lo chiamano così in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, che il tuo buddy può essere un alunno più grande, uno più piccolo, è la persona che ti accompagna nella tua crescita. E anche quello che ritengo di tutti i vostri interventi è che alla fine anche lo studente, il bambino, il ragazzo può essere protagonista del cambiamento. E forse questo è la cosa che abbiamo forse sottostimato, no? Nei ultimi mesi. Li abbiamo considerati questa parola invisibile è molto forte, ma li abbiamo anche considerati come non capaci di intendere, capire e agire in modo positivo e partecipativo a quello che sta accadendo. Dunque, quelle sono le cose che io ritengo molto forte delle vostre esperienze, dei vostri interventi. Niente, volevo fare un saluto e un ringraziamento a tutti. Se c'è qualcuno anche tra gli ascoltatori che vuole intervenire, abbiamo ancora pochi minuti, non siate timidi, altrimenti ci salutiamo e ci diamo, come diceva, appuntamento per una prossima tavola rotonda per mettere appunto a confronto anche le opinioni, i pareri, le proposte che sono uscite da queste tre giornate davvero intense e interessanti. Io concordo con te, Caroline, che non avevo visto quanto avessimo sottostimato l'idea di rendere i nostri figli invisibili come se fosse ovvio. Fa male, eh? Fa male. Ho visto anche il costo che ha avuto sulla loro... sul loro umore, la loro reattività, quindi sono completamente d'accordo con tutto quello che è stato detto. Grazie Elisa di seguirci. Grazie a tutti. Grazie tantissimo, grazie. E buon lavoro a tutti. Grazie a voi davvero, brave. Grazie a voi. Grazie a te.